Cari quadisti, eccoci, gara 1, QX1, il top del top, tantissimi piloti a livello internazionale, ricordiamo Zimmermann dall'America, Nicola Montalbini dall'Italia, Stefan Schreiber dalla Germania, sono partiti lontanissimi, vediamo Nicola che fa low shot ma va verso l'esterno, perde delle posizioni, comunque ottimo comportamento e dei piloti che si sono accarciofati alla prima curva, tanto per cambiare, e vediamo il nostro Nicola, peccato perché aveva eseguito uno shot fantastico, almeno pensiamo fosse lui, o era lui o era Mattia Torraco, e purtroppo è andato a finire in esterno, è entrato un po' troppo veloce in curva. Vi confermiamo che era Nicola Montalbini, attualmente è in quarta o quinta posizione, comunque può gestire la gara. Ecco che stanno arrivando, veramente un gruppo serratissimo, 4, 5, 10 piloti che stanno combattendo come i pazzi. Vediamo che arriva, sono ripartiti intanto anche coloro che hanno avuto un incidente alla prima curva, stanno girando, stanno effettuando il discesone, veramente spettacolare, e adesso stanno per arrivare. 95, 12 driver, Nicola Montalbini in quinta posizione, grande Nicola Verdiana, e lo vediamo, 192 non ce l'abbiamo, però è in prima posizione. Vabbè, com'è possibile? Joao Vale Silva nelle prime posizioni, non riusciamo a capire che sia in testa, comunque Nicola Montalbini, confermiamo la quinta posizione per Nicola Montalbini, la massima espressione del quad in Italia, il grande Nicola, il nostro Toro italiano, ha fatto low shot ma è arrivato lungo alla prima curva, ha dovuto allargare ed è stato infilato da quattro piloti, comunque grandissima prestazione, tutte le titubanze si sono dissolte, al primo giro quinta posizione di Nicola, attaccatissimo ai primi. E quindi una gara tutta da seguire e con delle chance per la vittoria, per il podio, che restano invariate per il nostro Nicola, che mantiene ancora adesso la quinta posizione, grande Nicola, e sta controllando il distacco a altri tre piloti dietro di lui, e poi comincia ad esserci vuoto. Vediamo Nicola che è in grande controllo, gruppetto dei primi quattro, Nicola, gruppetto degli altri tre inseguitori e poi dopo altri tre inseguitori, ma il passo è quello dei primi e speriamo che il grande nostro Nicola riesca a tenere il passo. Vediamo chi è in testa, forse ho letto male il numero, vediamo di rileggerlo. Va bene. E potrebbe essere il 122, ma se va in prima posizione me la vedo, però si sa mai, anche perché mi sembra che sia quarto, sì. Martin Lisca, il 12, e Cesari in prima posizione, Andrea Cesari, Martin Lisca in seconda, Silva in terza, cosa è successo non lo sappiamo, Nicola Montalbini in quarta posizione, grande Nicola e Andrea Cesari, schiaffi morali a tutti. In prima posizione, incredibile questa cosa, non ci credo. Grande Andrea! Ma veramente? E dov'è Andrea Cesari? È Andrea Cesari! Grande Andreino, Andreino ha 18 anni, uno dei piloti che si stanno confermando, spettacolare questa sua affermazione, ragazzi, spero di non sbagliarmi, ma vedere Andrea Cesari in testa alla QX1 Master è una cosa spettacolare, bandiere gialle in pista, comunque confermiamo che era un KTM, vabbè, riorganizziamo, passano talmente velocemente, sono veramente così tanto al limite che è persino difficile leggere i numeri, anche perché le moto sono sfruttatissime, i mezzi vengono portati al limite. Signori, Andrea Cesari, grande Andreino, Andrea Cesari confermiamo in prima posizione, Nicola Montalbini in quarto, quinta, due piloti all'inseguimento di Nicola Montalbini,
che sembra voler studiare la situazione. Ricordiamo che da quest'anno la QX1 Master, la QX1 definita, è 20 minuti, signori, 20 minuti interminabili. Vediamo il passaggio. Mi sto massacrando con sto cazzo di rete qua, tutta appuntita, porca la vacca. Grande Andrea, ma per vedere Andrea in prima posizione, numero 12. E Silva in seconda, Nicola Montalbini in terza. Grande, ma a me sembra Schreider quello lì. Stefano Zan è 112. È il 12, Andrea Cesari. Eppure mi sembrerebbe Schreiber in prima posizione. Confermiamo che Nicola Montalbini sta recuperando i primi due. Mi sembra un sogno, mi sembra veramente un sogno. Purtroppo non riesco ad essere sicuro ad avere una conferma visiva della posizione di Andrea Cesari. E sono bandiere gialle, quindi qualcosa è successo in pista. Vi confermiamo che comunque non vediamo Andrea Cesari in altra posizione. Buonventura 33, Beto, vediamo Beto, comunque stiamo parlando di posizioni arretrate, probabilmente sono piloti, il nostro Amerigo Ventura, secondo classificato nella QX1 2011, sicuramente è stato coinvolto nella prima curva, e questo è l'unico motivo che può spiegare una sua posizione così arretrata quanto quella di Umberto Beto Santos, il pilota del Portogallo, veramente performante. Li vediamo arrivare, stanno arrivando il gruppo dei primi, eppure dietro mi sembra ci sia Schreiber. Ma quindi il 12 Andrea Cesari, a me sembra che sia proprio lui in testa. Sono contentissimo di ciò, sono contentissimo di vedere un Nicola Montalbini certamente in terza posizione all'attacco, e sono la nuova rivelazione, il nostro Silva, Joao Vale Silva. Joao Vale Silva, 122 in testa, il 12 in seconda posizione, Nicola Montalbini in terza piazza, che sta attaccando il numero 12, nostro Andrea Cesari. Vediamo Nicola Montalbini che affianca all'interno, affrontano in due. Nicola Montalbini dovrebbe avere la traiettoria migliore. Nicola Montalbini in seconda posizione all'attacco di Joao Vale Silva, e il nostro Andrea Cesari in terza posizione. Incredibile prestazione per Andrea, anche la terza posizione è ben al di fuori di quello che ci aspettavamo da questo pilota giovane, che comunque non è mai parco di grandi prestazioni e di dimostrazioni del suo valore. Bisogna solo concretizzare con l'età e con l'esperienza queste sue incredibili qualità. Signori, quattro giri a comando per Andrea Cesari, veramente spettacolare, spettacolare. Anche poi l'emozione di trovarsi con questi grandi campioni e vedere il vuoto davanti è veramente qualcosa di pazzesco per un pilota. Signori, una piccola interruzione, se no il video diventa troppo lungo. Speriamo di continuare a offrirvi questa telecronaca, perlomeno audio cronaca, perché il video è della gara 1 della QX1. Un saluto dal vostro Fero, riprenderci tra 5 secondi. La batteria ormai è finita. Ciao ragazzi, dal Fero, grande Nicola, grande Andrea.